Senatori sudafricani di nuovo in piazza chiedono la revoca dei 12.000 licenziamenti decisi dalla multinazionale del platino Amplats come ritorsione contro i lavoratori in sciopero. Nella memoria i gravi tumulti seguiti ai tagli annunciati a gennaio da un'altra compagnia di settore. Bad things are going to happen. Brutte cose stanno per accadere, dice uno dei leader della protesta. Non sono sicuro che la proprietà anglo-americana e le autorità si assumeranno la responsabilità del sangue che sta per essere versato. Lo sciopero a Rustenburg dura da 3 settimane, uno scontro sociale nato in agosto a Marikana con decine di morti negli scontri con la polizia. Da allora la mobilitazione ha coinvolto oltre 75.000 minatori e si è allargata al settore trasporti, con pesanti ricadute sull'economia nazionale.